Avvicinare i più piccoli allo sport e far conoscere ai loro familiari la carta dei doveri del genitore nello sport, di recente varata dal Consiglio internazionale del Panathlon. Con questo intento ha fatto tappa in città il Road Tour della Sicilia. Il camper proveniente da Palermo, prima tappa dell'intenso programma messo in campo dai club dell'area 9 Sicilia del distretto Italia del Panathlon International, si è fermato nello spiazzale della piazzetta Falcone Borsellino, dove ad attenderlo c'era il presidente Marcello Tornatore e gli altri soci del club nisseno. Una mattinata all'insegna dell'allegria per gli alunni delle scuole di primo e secondo grado. Abbiamo già girato per tutta l'Italia, siamo andati anche in Europa, in Liechtenstein, in Belgio, in Francia, un po' ovunque. Questa iniziativa, oltre a spiegare ai genitori e agli insegnanti la carta dei doveri dei genitori nello sport, si occupa di cercare di avvicinare i ragazzini allo sport. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di farli giocare a basket, a calcio, a mini golf, proprio per farli entrare nel meccanismo e magari fargli piacere lo sport e soprattutto farli divertire. È un successo enorme, soprattutto qua in Sicilia. Ogni giorno ci stupiamo dei ragazzi che incontriamo, il numero di ragazzi che incontriamo. Ci sono dei numeri pazzeschi che nelle altre tappe in Italia, devo essere sincero, non avevamo mai trovato. Il Panathlon International, in occasione del 65° anniversario della sua fondazione, ha messo in campo in tutta Italia per diffondere quelli che sono i principi etici dello sport ai giovani. Oggi stiamo vedendo proprio i giovani si stanno divertendo tantissimo, socializzano tra di loro, stanno facendo vero sport, ma soprattutto per sensibilizzare i genitori a un'adeguazione eticamente sportiva dei propri figli, e quindi inculcare per quelli che sono i principi fondamentali dello sport e far fare loro le scelte migliori indipendentemente dalla propria volontà di genitore per una crescita sana del giovane, perché poi attraverso lo sport i ragazzi si formano anche come uomini, oltre che attraverso la scuola, la famiglia, eccetera. Quindi lo sport è un ingrediente essenziale per la formazione di un uomo.